Antonio Manari, direttore centrale commerciale di Compass per Affari Italiani. Ecco, lei ha parlato di giovani, di cambiamento e di tecnologia. Come agisce Compass in questo senso sul territorio italiano? Noi stiamo continuando nel segno della tradizione, ma con uno sguardo sicuramente a quello che è l'innovazione e soprattutto l'arrivo dei giovani, che sono sempre più alla ricerca di nuovi mezzi e nuovi strumenti. Siamo passati ad un processo di erogazione del tutto paperless per quanto riguarda l'erogazione dei finanziamenti, piuttosto che a uno strumento molto interessante che è simile carta di credito, ma in realtà è una linea privativa che si chiama Store Credit, che serve per fidelizzare il cliente rispetto allo store dove è solito acquistare, in maniera tale da poter avere una linea di credito sempre disponibile per fare acquisti dove meglio lui crede. Quindi anche l'utilizzo del mezzo online, ovviamente. Eventualmente l'utilizzo del mezzo online nel caso in cui l'esercente abbia un sito online, assolutamente sì, altrimenti bisogna ricorrere allo strumento della carta di credito, che comunque è una carta di credito che noi abbiamo nei nostri set di prodotti offerti alla clientela. Nello caso specifico però c'è bisogno di un'operazione fatta ad hoc da parte del cliente. Quindi traduzione, ma anche innovazione. Assolutamente sì, anche perché da questo punto di vista l'innovazione fino a se stessa è sicuramente un qualcosa che può piacere all'inizio, ma alla lunga sicuramente non soddisfa. Invece, partendo da quello che sono le tradizioni, innovandola e mettendola al passo con quelli che sono gli sviluppi tecnologici, sicuramente si possono fare delle soluzioni molto interessanti.